Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Parliamo di Eriksen alla Juve. Vi piace? Non vi piace? Ditemi la vostra sotto nei commenti, sono curioso un po' di capire le vostre opinioni. Per quanto riguarda stasera ragazzi, vi ricordo che alle 18.45 ci sarà il sorteggio del calendario della Serie A. Verrà dato su Sky, non tutti penso abbiano la possibilità di vedere questo sorteggio, però io farò una live sul mio canale in tempo reale, commenteremo le giornate, quindi mi raccomando, se vi va sappiate che io sarò live e siete benvenuti, sarete benvenuti. Parliamo di Eriksen alla Juve, perché è un giocatore che incanta, singolarmente non possiamo dire che non è forte, è fortissimo Eriksen, è in scadenza di contratto. Era il Real, penso sia stata l'unica squadra veramente interessata al giocatore, ma a quanto pare questo interesse si è un po' assopito, a favore ovviamente di Paul Abel Pogba, che penso sia la figura più utile a questo Real Madrid, non tanto per una questione di gioco eccetera, ma per una questione di immagine. Dopo Cristiano Ronaldo hanno fatto dei disastri e uno come Pogba potrebbe rilanciare veramente l'immagine del Real Madrid. Torniamo a noi, Eriksen, perché prenderlo? A me è un acquisto che non convince. Perché vi dico questo? Per due ragioni. La prima, Sarri, come ben sapete, sta imponendo i propri principi di gioco, la propria filosofia. Stiamo passando dalla filosofia di Allegri, che era passivo, poi aggressiva, ad una completamente aggressiva. E già questo cambiamento nella testa del calciatore richiede parecchio tempo. Richiede parecchio tempo sull'assimilare gli schemi, il modo di giocare, la costruzione di gioco e così via. Però essenzialmente Eriksen porterebbe anche a un cambio di modulo, quindi da un 4-3-3 a un 4-3-1-2, o sbaglio. Quindi il buon Eriksen come trequartista. È vero, Sarri vede benissimo Dybala come attaccante di destra in coppia con Ronaldo, ma io non credo che in un 4-3-1-2 Dybala troverebbe spazio in tale posizione. E vi dirò di più, secondo me potrebbe entrare a far parte di questa trattativa col Tottenham, perché il Tottenham si è dichiarato palesemente interessato al giocatore. Juventus interessata di Eriksen, Tottenham interessata di Dybala, potrebbe esserci uno scambio tecnico più magari eventuali conguagli da discutere in sede di trattativa. Però è una trattativa che è fattibile, è fattibilissima, perché ripeto, Dybala è un calciatore che è importante per la Juventus, ma a quanto pare se arrivano delle offerte importanti la Juventus non ci penserebbe due volte a cedere essenzialmente. Vediamo un po' come cambierà, perché io sono dell'idea che se la Juventus cambierà con un 4-3-1-2 con Eriksen dietro le punte, Ronaldo troverà un partner d'attacco molto fisico, come potrebbe essere Icardi, come potrebbe essere Higuain o addirittura Mandzukic. Questa è l'idea che mi sono fatto personalmente. Io personalmente comunque preferisco il 4-3-3 al 4-3-1-2. Ragazzi, non vi so dire perché, a me piace di più come modulo, mi piace di più la costruzione di gioco per gli esterni, ed è questo il problema essenzialmente. La Juventus, oltre ad avere bisogno di tanto tempo per assimilare quelli che sono i principi di gioco di Sarri, cambierebbe completamente la costruzione della manovra, passando da un gioco costruito anche sugli esterni con il 4-3-3 a un 4-3-1-2 dove viene costruito soprattutto per vie centrali. Per cui se già ci sono delle piccole difficoltà nel far assimilare i giocatori i principi di gioco di Sarri, ci vorrà ancora più tempo con questo tipo di modulo e con questo tipo di costruzione di gioco. Questa è l'idea che mi sono fatto io personalmente, per cui se vi dovessi dire sulla carta Eriksen alla Juve, sì, molto molto figo, però secondo me porterebbe ovviamente a delle controindicazioni, come a un maggior tempo per assimilare i principi di gioco di Sarri. Questa è la mia idea, ditemi la vostra sotto nei commenti e vi aspetto alle 18.45 per ovviamente commentare i sorteggi di Serie A. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, ciao a tutti e sempre, fino alla fine, forza Juve!